ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao. Prendi la traversa, lo stavo dicendo, raga, prendi la traversa. Signori, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo evento speciale della YouTuber League. È un grandissimo onore perché oggi, in occasione della finale della Coppa Italia Freccia Rossa, YouTuber League, in collaborazione con Serie A, ha organizzato la prima partita a 11 della YouTuber League. E quindi io non mi dilungo ulteriormente perché, insomma, vi godrete un bello spettacolo. Vi invito subito intanto a supportare il canale lasciando un like a questo video, iscrivendovi, seguendo la YouTuber League sugli altri social, tra cui Instagram, ma soprattutto chiamo colei che da 2 anni a questa parte è stata la mia spalla e assieme a me ha fatto un lavoro che ci ha dato possibilità di essere qui oggi. Quindi grazie e benvenuta a Lasagna. Ciao Fede, porto anche il pallone ufficiale di facciamolo vedere Coppa Italia Freccia Rossa. E giocheremo, io Fede, questo. Sono contentissima di essere qui, e soprattutto perché abbiamo l'occasione per vedere un sacco di dinamiche nuove oggi in campo. Abbiamo Ragnar fuori dai pali, abbiamo Varamo che non si sa bene dove giocherà, se in attacco o in difesa. L'abbiamo visto in entrambi i ruoli oggi. Boh, magari a me affascina Ragnar, sai perché? Secondo me gioca fuori. E lui un gol deve farlo per forza. Là, nel campo a 8, oltre che a 5, può riuscirci anche partendo dalla porta. Oggi è difficile il campo. Oggi è molto difficile. Oggi vedremo correre, vedremo tanta gente correre, vedremo Sick correre. Tutto il campo mi ha detto. Sì che correre nella stessa frase, ti assicuro che non. Vabbè, vedremo Sick in campo anche lui. Senti, ma secondo te faccio meglio a commentarla? Mi sono anche vestito elegante, o a giocarla? Commentarla. Manco ci ha pensato. Ma fai la finta almeno. No, certo, Fede, però. Senti, l'unica partita alla quale non sei venuto, ho fatto doppietta, quindi umiltà. Non ti abbiamo mai visto giocare in un campo a 11, quindi oggi riusciremo a vedere finalmente il tuo vero potenziale da giocatore. C'è una cosa che ti preme così tanto, vedere il mio vero potenziale da giocatore a 11? Beh, certo. È strano, è strano. Ho aspettato 2 anni per vederti davvero brillare. Mi verrebbe da dire che non c'è niente da fare, eh. Però dai, sarò stanco dopo 10 minuti, secondo me. Quindi, Varamo, ti abbiamo visto in attacco e in difesa. In entrambi i ruoli hai eccelso. Oggi come giochi? Dove giochi? Oggi ho portiere o a centrocampo, così mi avete visto dappertutto e basta. No, perché ho un passato da difensore, poi però è noioso perché le telecamere ti riprendono poco e quindi sono passato davanti a fare qualche gol e quindi la YouTuber League l'ho iniziata così. Però poi i miei ragazzi avevano bisogno di me dietro e... Al cuor non si comanda. Ragnar, ti vediamo per la prima volta fuori dai pali. Oggi arriveranno le tenebre per te o per gli altri? E soprattutto in un campo a 11. Mi hai mai visto in un campo a 11? No. Quindi ragazzi, novità su novità. Sto malissimo, spostatezza assurda, non so perché. Oggi mi sono fatto la vasca ghiacciata, 79esimo giorno, e mi sono ripreso un pochino e adesso vediamo come quindi andrà. Quindi stai a finire. Dicendo che le tenebre arriveranno per te? Cioè no. Qua io mi gioco tutto, cioè io mi spingo fino alla fine. Se crollo, signori, non è un'esultanza, non è content, sono morto davvero. È stata una mattinata molto speciale, abbiamo avuto l'opportunità grazie a Serie A di fare diverse challenge anche con ex calciatori, come vedete, tra cui Massimo Ambrosini. Adesso è tempo di dare parola al campo, di fare una vera partita a 11. State vedendo quelle che sono le squadre, in grafica da una parte per la squadra blu Dario, Reid, Mirko Fusco, Pippega, Giovanni Stramacci, Harry Lazza, Ragnar per la prima volta fuori dai pali, il boss del freestyle Principe, Sergio Cruz e Fabio Di Mauro. Nella squadra bianca invece Instakeeper, che sarà il portiere, poi Gnabry, Sickwolf, Zachigno, Nico dei Footwork, Fius, Rapolla, Varamo, Dezzi, Jay Pata e Sciale. Ovviamente ringraziamo tutti i presenti di oggi che ci hanno dato disponibilità per giocare questa partita. Fateci sapere nei commenti se l'idea può piacervi anche per un'eventuale seconda edizione, anche con chi oggi non c'è, ma conoscete la YouTuber League. 2 tempi da 25 minuti a disposizione di questi 22 giocatori, non ci sono cambi, occhio. Tutto pronto per il calcio d'inizio, sul pallone c'è Ragnar. Io vi anticipo che durante questa partita avremo degli ospiti ogni tanto che ci raggiungeranno. E si parte con il possesso della squadra blu, col calcio d'inizio di Ragnar. Divertiamoci per 50 minuti in questa partita speciale e unica della YouTuber League.
Pipega il tocco vicino per Lazza, che è un po' di campo per andare. Occhio a Di Mauro che parte in profondità. C'è anche il movimento di Mirko Fusco, servito. Esce Instakeeper che aspetta quel pallone sul movimento verticale del calciatore del Napoli, Creators. Come ti sta sembrando questo inizio di partita? Ho visto Mirko che ha tentato di fare uno scatto, non ci è arrivato. Sai che manca qua? Una punta tipo... me ne uno? Pazzini. Guarda, uno come lui. Adesso chiediamo a Serie A, vediamo. Dai. Occhio perché abbiamo la prima invasione di campo di questa mattinata. Buongiorno Pazzo, ti chiamavamo, come stai? Bene, tutto bene. Tutto bene, stai facendo il torneo di padel di là? Sì, infatti vedi, sono subito arrivato, vuol dire che mi è durato poco. E quindi ti rifai in campo? Ti vuoi fare, ce l'hai 5 minuti nelle gambe? Ma sai che forse va meglio di qua che a padel. Facciamo una sostituzione, che dici? No, loro dai, se la sono meritata, è giusto che giocano loro. Occhio che si distende Pipega centralmente, bello il movimento verticale di Di Mauro che la fa passare sul sinistro, Di Mauro al centro per Mirko che porta avanti la squadra blu, Mirko Fusco sblocca la prima partita ad 11 della YouTuber League. Vedete, Mirko Mastrocinque chiamava Pazzini è arrivato e ha portato bene alla punta della squadra blu, 1-0. Occhio a Pata dentro l'area, prende il fondo, pallone a rimorchio e non entra, c'è stata la chance per chi? L'hai riconosciuto tu? Quello è un fenomeno, quello sai, non lo vedo da più, ti dico la verità. Poteva fare un pochino meglio, ma in queste occasioni, no? Con l'attaccante che prende il fondo e mette palla a rimorchio, tu da lì avresti calciato? No, ci stava il passaggio, ci stava, però lì è chiaro che l'attaccante ha l'ingrato compito che in un'occasione del genere... devi fare qualcosa in più. In tutto questo, essendo una partita molto brutta, perché nessuno di questi giocatori è abituato a giocare a 11, chiamo Claudio Pellegrino, mentre ho cominciato a spogliarmi perché fa caldissimo. Come stai intanto? Meglio di prima, sicuramente. Diciamolo, si è incrinato una costola al derby. Ma non avresti giocato, almeno io la scusa. No, si scherza. Occhio perché spingono i bianchi che sono vestiti come Claudio Pellegrino. Con Zaghinho. E la sposta... gestione al limite di Zaghinho, uno contro uno, allunga la falcata Zaghinho, Stramacci gli tocca il pallone e lo tiene in campo Zaghinho, dribbling, poi va alla cross, mette fuori Pipega col destro, dove c'era, anzi Raid, che sono simili Raid e Pipega, se non altro lo stesso parrucchiere, il boss, può spingere la ripartenza aperto per Ragnar, sono in due a chiamare il pallone, uno è Pipega, l'altro è Mirko che ha sbloccato questa partita, il suo gol a decidere, 1-2 tra Ragnar e boss, è andato Ragnar, finta, e poi non calcia più, la tiene dentro l'area Ragnar, la sposta ancora, prende il fondo, Ragnar al centro e salva Varamo, lì forse per un attimo poteva anche calciare Ragnar, non se l'è sentita. Occhio a Pipega centrale, il tocco è per Di Mauro, a rimorchio il pallone ancora per Mirko che stavolta se l'è mangiato Pipega, fuori gioco tutto fermo perché c'è anche questa cosa, si gioca a 11 e quindi c'è anche il fuorigioco, Mirko Fusco stava per fare doppietta. Mirko, apertura per Pata che parte largo a destra, uno contro uno possibile con Raid, lo sfida, doppio passo di Pata che si accentra, poi tocca il pallone a rimorchio, bell'idea, cercava Dezzi, non lo ha trovato per la copertura di Lazza e quindi Ragnar. Può far correre boss, grande palla di Ragnar e corre il centrocampista della Roma. Il boss, lato corto dell'area, vuole accentrarsi, vuole un rimorchio, c'è Di Mauro, anche zona tiro, la porta sul destro, va col destro Di Mauro sul palo! Calcia quasi meglio col destro che col sinistro Di Mauro. Date un bacetto al palo. Bravo le mie, eh. Occhio a un altro cross per Mirko, ma Mirko quanti palloni sta... Occhio al volo poi, ancora Di Mauro, ma è praticamente un monologo, un assedio. Finta di corpo su Gnabry. Effettivamente abbiamo fatto infortunati contro... Palla verticale, Lazza è posizione regolare, su Varamo. Ecco Lazza. Vuole andare su Valerio Varamo, fisico di Varamo che sa difendere ma arriva Raid. Ragnar. A girare su Lazza, a prenderlo Varamo, Lazza prova a passare, riesce a passare, poi giù Lazza, calcio di rigore. No, fuori. Punizione, da qui non si vede nulla, calcio di punizione per i blu. E comunque è un calcio di punizione molto interessante quello per i blu, molto defilato Lazza col destro, difficilmente Pipega col sinistro, forse più per un cross. Infatti va Lazza, palla che gira, ma non come voleva lui. Lazza, vieni qua, va. Senti, due cose, la prima hai portato... La prima hai visto il grandissimo gol di Mirko F. Grandissimo gol, da rapinatore d'area di rigore ne poteva fare un paio in più, ma va bene, dai. Comunque stavi dicendo? Se hai portato la crema solare, fa caldo. Sai che... Sì, ce l'ho ancora.
Ah, vai, fammela recuperare, grazie, così insomma la utilizziamo. Giro su Cruz, che va su Pata, baricentro sempre molto alto per i blu comunque. Chi segna il prossimo gol secondo te? Ah, e io forse... Oh, mi ha tirato una pallonata in faccia. Occhio perché può spingere Pata, altissimi blu, corre Jay Pata, uno contro uno con Dario che esce, non esce. Jay Pata che sbaglia, ma sta arrivando Zachinho che riesce a tenerla in campo, rimorchio ci sarebbe anche Fius. Zachinho pensa a cosa fare, secondo palo sta arrivando la polla, palla rimorchio, Fius! I due del Napoli, i due Fusco, i due fratelli, prima Mirko, poi Andrea, 1-1, palla al centro. Ah, puzzano i ragazzi, puzzano moltissimo. Sì. Esultanza potente, io non posso, in questo momento di ignoranza totale, non posso non chiamare gli autogol. Ma Sergio Cruz dove va? Che scena, ragazzi, sono commosso anche io. Dalla difesa prende, parte, va su e perdono palla contro il piede. Ma le basi del calcio, ragazzi. Questo perché lui è gioca bonito, certo. Rischia. Come mai questa saggia decisione di non giocare la partita? Allora, troppo forti, ragazzi, siamo troppo forti. Bravi, però noi eravamo giocati là con Del Piero e Totti. Non c'è Del Piero. C'è Del Piero, per dire Totti e Vieri. Beh, Del Piero lo mette sempre in gioco. Con rispetto per i ragazzi, però non vogliamo far sfigurare. No, poi, no. Ragazzi, livello è livello. Nel calcio ci sono le categorie. C'è chi vince e chi non vince. C'è chi è bravo e chi è meno bravo. E lui sta più bravo. A proposito, mister, ma lei cosa fa qui? Stasera c'è la finale, insomma... La finale. L'ultima sua. L'ultima è importante che mi prenda ancora 7 milioni di contratto. Questa è la cosa più importante, portare a casa i soldi. Ieri ha fatto anche il discorso, mister. Ha fatto il discorso al Presidente della Repubblica, avete visto? Sì, visto. Sì. Al Quirinale. Sì. Te intendi di politica? Vagamente. Anzitutto bisogna fare competenti ministri. Perfetto. La prima cosa che ho detto. Mi piacerebbe vedere Giorgio Meloni terzino. Mi piacerebbe vederla sulla fascia sgroppare. Ah, stasera si punta a prenderne di meno. Meno di 4 non sarebbe male. Prenderne di meno di quelli che si fanno. Prendere di meno punto. Prenderne di meno punto. Se si perde 3-0 è già successo. Ti importa quanti? Ti importa, 0 come sempre. Solo sarebbe vincere a rigore o vincerà con autogol al 94esimo di... Con noi? Cioè, a proposito di gol, occhio perché attaccano ancora i bianchi col pallone a rimorchio per Dezzi, vola Dario! Bella parata, eh? Bello. Quest'anno? 1-1, gol dei due Fius Gamer, Mirko che fa 1-0 per i blu e poi il pareggio di Fius quando siete arrivati voi, avete portato bene ai bianchi. Sono dei matti a giocare a 11 però, eh. Sono dei matti a giocare a quest'ora, poi anche a 11. È finito già il primo tempo, intanto... Che devi domandarmi? No, ti volevo chiedere se effettivamente il campo a 11 non fosse la soluzione migliore per far vincere il Napoli, visto che due gol li abbiamo visti da due giocatori del Napoli e Dario per ora se la sta cavando anche abbastanza bene. YouTuber League prossimamente sarà 11. No, Fede, no. No, non ci pensavo proprio. Se vuoi abbassare a 5, facciamo pure solo la Summer Cup, va bene? No, 11. Facciamo calcetto, no. Proprio sì. Biliardino. Sì, no. Comunque sì, dai, mi sto impegnando, sto cercando di abituarmi, mi stanno dando una grande mano. Che vuoi dire? Dimmi. Non lo so, appunto, due gol di due Fusco. Giocatori del Napoli, di Fusco, tra sì. L'altro. Fede, campa grazie a noi, quindi vediamo il secondo tempo. Ringrazio io a te, grazie. Grazie per essere venuto, per aver fatto questo contenuto. Perché sei tu veramente. Grazie a te. Grazie. Prego. Buona partita. Grazie. E grazie ancora. Grazie, ciao. Grazie. Fischia l'arbitro e si riparte. Via al secondo tempo. 1-1 per il momento. E allora vediamo un po' perché manca il fischio di Girolamo. Che arriva adesso. Secondo, Pappata, è un cross il suo per l'inserimento di Varamo. E poi 2-1. È arrivato a rimorchio Gnabry. È arrivato a rimorchio Gnabry. Tutto fermo e fuori gioco. Quasi no, polizia, arrestate guardaline. No, mi sembra sobria la reazione delle panchine anche, no, a questo momento. Rissa. Attenzione, addirittura c'è chi chiede il rosso. Ripartendo la squadra dei bianchi con la velocità di Rapolla, parte opposta a Zachinho, dentro Fius che ha già segnato il gol dell'1-1. Rapolla anche un buon sinistro, ritmi veramente, sembra un replay perché andiamo molto lenti, però palla rimorchio, Rapolla, stop, Rapolla, l'ha presa Dario.
stanno attaccando i blu però, perché c'è un rimorchio di Principe. Principe fino in fondo, pallone sul secondo palo e Pipega per terra che si è fatto male. Pipega si è fatto male da solo, non aveva ancora sbloccato questa funzionalità, cioè farsi male da solo. Però non è una partita della YouTuber League se non si fa male Pipega, ragazzi, questo va detto, speriamo stia bene. Vabbè, alla sti cazzi, sta bene, oh, sta bene, sta bene, finta. Rimessa in zona d'attacco per i blu, c'è Principe con le mani a scambiare con Pipega. Dentro sempre Principe, finta del Principe, e poi va a rimorchio da Pipega che la sposta, sta benissimo Pipega, finta e controfinta, poi tocco ancora dentro per Principe, ce l'ha sul sinistro, Principe murato da Varamo, arriva Ragnar che cicca il pallone e si salvano i bianchi, poi Boss palleggia, doppio palleggio, anche triplo del Boss, fino in fondo, Boss, che gol ha fatto il Boss del freestyle, sono ancora avanti i blu con un golazo pazzesco del Boss. Non te li fai mai alla Roma questi, non te li ho mai fatti alla Roma questi. Mamma mia, che gol ha fatto il Boss! Mai fatto un gol così in YouTuber League, però, eh? Infatti, non riesco a capire se sono realmente io oppure quello di TikTok. Sarà la maglia, non ti piace giocare con la maglia della Roma? Qual è il problema? Questa blu perché è molto nazionale, capito? Ah, ok, ho capito, ho capito. 2-1 per voi. Prossima YouTuber League a 11, però, va bene? Beh, aspetta. Ci abbiamo sempre Sick, eh? Rapolla! Ha un po' di campo per andare, lo rincorre Ragnar. Rapolla vuole andare in velocità e passa Rapolla su Ragnar. Lo ha messo a sedere, c'è anche fallo ma vantaggio. Rapolla fino in fondo, a rimorchio per Pata che non arriva. Secondo palo Zachigno, vicino Fius. Zachigno finta doppia. E forse ha esagerato perché non hanno calciato, erano in tre. E quindi parte opposta di Mauro. Stop and go su Gnabry, ancora di Mauro. Che sfida e salta Gnabry. Raid. Boss. Cerca il cambio di gioco, Seacwolf! Che chiusura di Seacwolf! Che dà il via alla ripartenza dei bianchi. Corre Gnabry, che passa anche con rimpallo. Sempre Gnabry. C'era Polla in posizione, servito invece Zachigno. Zona tiro per Zachigno che può anche aprire. Jay Pata vuole rientrare su Stramacci. Jay Pata la sposta, non c'è spazio per il tiro. Va fuori da Zachigno che può calciare. Zachigno sulla linea Ragnar con la testa. E poi Dario. Che cosa ha salvato Ragnar? Si sono salvati i blu, i bianchi stanno accelerando, si resta 2-1 e adesso ripartenza. Principe a far correre Di Mauro, secondo palo c'è Mirko, Di Mauro è più veloce di Sick, Varamo lo sfida, Di Mauro lo supera, fino in fondo, al centro, il pallone per Mirko, Mirko! 3-1 per i blu, doppietta, doppietta per Mirko Fusco, l'assist di Di Mauro. È del Napoli fondamentalmente questa partita. Però io ho un sogno, io credo che non sia finita. Manca non tantissimo, ma i bianchi hanno creato i presupposti, mancano ragazzi 5 minuti. Zachigno per Pata, la palla arriva, Pata dentro l'area, affonda, calcia, deviazione, angolo. Per i bianchi che piano piano a testa bassa vogliono rimontare questa partita. Zachigno a rimorchio Fius, dentro Zachigno, Fius cerca Gnabry, stop, la sposta, Gnabry destro ancora, murato, e poi altro tentativo, Dario, due volte ci ha provato Zachigno, c'è comunque il possesso di Pata, si è aperto Zachigno, Pata la porta e apre per Rapolla, accompagna Pata, c'è anche Fius, Rapolla dentro l'area, a servire Pata che la porta fino in fondo, palo interno e poi gol di Zachigno. 3-2, 3-2! Occhio perché i bianchi vogliono completare la rimonta in questo finale. Tezzi! Zachigno, dentro si muove Fius, Zachigno al limite. Zachigno vuole passare e passa su Principe. Fino in fondo Zachigno, la mette in mezzo e salva ancora! La squadra blu con l'Azza, poi altro tentativo e altro salvataggio! Altro salvataggio! Solo calcio d'angolo! I bianchi attaccano, i blu si chiudono con tutte le forze che gli rimangono! 3-2 e manca poco!
angolo di Zaghinio, palla al centro, colpo di testa e palla messa fuori, sta arrivando Pata, perdonatemi, poi vengo da Lisa. Pata che si smaterializza alla J Pata, poi il cross, Dario a tenere lì quel pallone. Ma io volevo fare la telecronaca di Lisa proprio durante i palleggi, se possibile. Proviamo, occhio perché Lasagna e Lisa offside a scambiare il pallone. Lisa dice io sono scarsa, momento importante della partita. La Lisa ha detto io sono scarsa, mette le mani avanti mentre qui sta per finire il match. Zaghinio sul destro, inserimento di Pata, servito, Pata, stop, Pata, giù, tutto ok, Dario è intervenuto su Pata, non è calcio di rigore. Stiamo facendo la telecronaca sulle vacanze però, eh. Ho capito ragazzi, ma siamo al 93esimo, un secondo solo. Tutti in the box, tranne Instakeeper che è lì a prendere il sole. Angolo che arriva, lo mette fuori Dario. Però c'è Rapolla e ce l'ha sul sinistro. Rapolla a giro col pallone che non è neanche uscito. Zaghinio chiuso, ancora possesso bianchi, occhio a lì, guarda Lisa. Non è scarsa, guarda il tocco di Lisa, guarda, 3, 4 e poi Lasagna, e Lasagna molto più alla Marconi se mi posso permettere, Di Mauro, occhio perché c'è anche possibile contropiede, blu, la vogliono chiudere definitivamente con Principe, Instakeeper rientra in porta, Principe, guarda Mirko, lo serve, anticipo di Sciale, palla in calcio d'angolo che è per i blu, angolo battuto a rimorchio, Di Mauro a cercare Pippega, è anche zona tiro per Pippega, la vuole chiudere la squadra blu, Pippega Instakeeper in due tempi, non aveva parato benissimo il primo tiro, poi vuole rinviare per un assedio finale, un'ultima disperata azione, il pallone a cercare Michele Rapolla che arriva a sfida raid, duello romanista, Rapolla rientra e crossa verso Fius, Lazza mette fuori, non c'è centrocampo per i bianchi, sta arrivando Ragnar, rincorso è chiuso da Zaghinio che ricomincia da Varamo. Ancora palla su per Dezzi, si difendono neanche in troppi i blu, Dezzi può aprire per Rapolla, sempre nella sua zona, Rapolla va, cerca dentro Pata, bella idea, Pata sul palo, è il secondo palo, poi arriva Zaghinio, la porta sul sinistro, Zaghinio da Gnabry, ce l'ha sul destro, poi si defila, sempre Gnabry al centro, il pallone, bella idea, ma allontana la squadra blu, poi arriva Varamo che la manca pure Sik, c'è Mirko, ma la partita è finita, così, negata la tripletta a Mirko, che sarebbe, io lo so Mirko, lo so, non mi guardare, lo so, è arrivato il fischio, finisce 3-2, decisivo Mirko Fusco, poteva anche far tripletta, ma in ogni caso ne ha fatti 2 su 3, che partita, 2 pali per i bianchi, io speravo onestamente nei calci di rigore, ma no, alla YouTuber League non si acchitta niente, neanche in queste occasioni, e quindi... esatto, e quindi tranquilli, divertitevi, è stata, adesso sentiamo i protagonisti, che partita, faticosa sia da giocare, penso, che da raccontare sicuro. Vedo accaldato, affaticato, rosso, ma soddisfatto perché sei stato l'uomo partita. Grazie, ho cercato di dare il massimo avanti per quello che potevo. Abbiamo sbloccato subito la partita, poi dopo arriva il secondo gol, abbiamo chiuso. Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto l'importante è che ci siamo divertiti. Grazie. Hai portato alto il nome, sì, del, sì, Napoli. Volevo fare la tripletta alla fine, l'arbitro me l'ha negata. Troppo. Va bene, dai, l'importante è esserci divertiti, al di là del risultato, siamo comunque tutti tra amici, la cosa più importante è questa, voglio dedicare questi due gol a mio amore, Nicoletta, che l'amo. Ciao. Tutto bene, Jay Palo? Ho preso 6 pali questa partita, 4, 5, tanti, però vabbè, devo prendere le misure, sono abituato a 7 ormai. Ragazzi, volevo far vedere a tutta Italia, no, col fisico più bello di Pata. Sei riuscito a parare non essendo in porta, senza usare le mani, quindi vabbè, quindi tu dovrai stare per sempre in porta, è il tuo ruolo. Io quando sono in porta faccio gol, quando gioco fuori paro, ho detto tutto, qualcuno vuol dire qualcosa, aggiungi qualcosa, scrivi. No, va bene. Scrivi nei commenti, scrivi. Le tenebre sono arrivate anche alla Coppa Italia, grazie a tutti. Vabbè, insomma Fede, la partita l'abbiamo vista, facciamo un punto, il risultato già lo sappiamo, appunto 3-2 per i blu, qualche altro peccato momento... peccato perché volevo la tripletta di Mirko, ma tutti al tempo stesso volevo i calci di rigore, quindi va bene 3-2, cioè nel complesso, no? Abbiamo visto un sacco di dinamiche inaspettate, un sacco di novità dal chi punto quello di che vista. Ti ha stupito, vabbè, ti ha stupito più, penso, Mirko. Che ti aspettavi un po' di più? Ma mi aspettavo di più da tanti che prima di questa partita mi lantavano tante persone
presenze in campi a 11, serie C, non lo so. Sergio, io non Cruz, faccio... stai definendo Sergio Cruz. Vabbè, non lo so, fateci sapere voi nei commenti chi vi ha stupito di più e da chi invece vi aspettavate qualcosa di più. Qualche delusione c'è stata. Lo so che fa caldo, ma vieni qua perché è stato un piacere raccontare questa partita e vivere questo evento insieme a te. Esatto. Ed è un piacere vivere la YouTuber League da 2 anni insieme a te, questo va detto, perché stiamo facendo un bel percorso, quindi bellissimo. Sono veramente felice. No, no, ma infatti non è un addio, ci rivedremo presto per le prossime partite della YouTuber League. Ringraziamo ancora Coppa Italia, Freccia Rossa e Serie A per averci dato la possibilità di giocare anche questa partita insolita e diversa, ma sicuramente molto speciale. Lasa. Fede. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.